ai nostri telespettatori che stasera presenteremo un ospite d'eccezione. Siamo nella sede storica della Lenza, ma non per rappresentare il negozio o il conosciutissimo proprietario, detto il Cuffo Magnane Romano, ma la sua nipotina, promettente pilota. Ti vuoi presentare per favore? Nome, cognome e quanti anni hai? Complimenti. Ci devi dire come hai iniziato ad andare in moto, che ti ci ha portato? Ho iniziato per la moto che mi hanno regalato i miei genitori, ho cominciato a girare nel parcheggio e dopo mi hanno portato in pista. Brava, da quanto tempo? Da circa un anno. Quante gare hai fatto? Non si possono contare. Quante volte hai vinto? Anche lì non mi ricordo. Però le coppe le hai? Sì. Quante? Non sono tante. Sul podio ci sei stata, però ti abbiamo visto. Sì, sì. Allora pensi di continuare? Sì, penso. E poi passeremo alla categoria più grande? Brava. Complimenti, adesso facciamo vedere il tuo filmato, che è molto molto bello, e i tuoi sorpassi meravigliosi. Va bene. Ciao Ceci, grazie. Sto facendo il campionato WISP e l'ho finito, sono arrivata terza. E il futuro è andare nell'italiano quest'anno e spero di andare in finale. Con? Che moto? Con la GRC sempre. E team? Che team? Team Poli. Team Poli. Sei contenta? Ti piace? Sì, sì. E tua mamma è contenta? Molto. Tuo papà per più. Avevo visto delle belle immagini dove lui ti abbraccia, del premio, no? Dopo il terzo posto delle braccia. Bravo. Cosa altro vuoi dire ai nostri telespettatori? Che spero che quando sarò un po' più grande, che avrò 10 anni, potrò andare in mini GP GRC sempre. Brava, 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 brava Ceci. Adesso noi cosa facciamo? Facciamo vedere la tua gara. Sì, va bene? Sì. Ciao. Così. Ci descrivi la moto per favore? RX vuol dire junior, la categoria dei più piccoli, e se no ci potrebbe essere anche la RR che è la più grande. E io sto frequentando la junior, una categoria dei più piccoli, e la mia moto dico che va molto forte perché mi trovo molto bene. Che velocità fa? 110. No. Allora meno. Circa i 70. No, dai, meno. Meno, meno, meno. Brava. Che cilindrata ha? Ci sai dire qualche cosa della tecnica? Puoi andare a prendere. Bisogna chiedere a tuo babbo, vero? Sì. Questo diploma l'ho preso nel 2005, frequentato delle gare per i miei passi. E per il primo anno che ho frequentato delle gare, spero che sono andata abbastanza bene. Questo è stato il mio primo anno di gara. Questo l'ho preso nel 2006, in WISP, che sono arrivata terza. E di questa categoria io ero la migliore ieri, quindi cadono. Questo è il mio diploma, che c'è anche la coppa del terzo posto. Campionato WISP, trofeo italiano WISP 2006. Poi la telefonia del POS che si è informato e dice ma no, è delle cose. Met you by surprise, I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I cared. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing,
I try to leave my dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams are my reality, and different kind of reality. I dream while loving in the night, and loving single light, although it's only fantasy. Show me in your world of loving. Tell me that it's true. Show me what you do. I feel something special about you. Dreams are my reality, the only kind of past, and maybe now I rest. I'll see how really your thing can be. Dreams are my reality. I wonder if what would I like to be. I dream of holding you all night, and holding you seem right. That's my reality. Buongiorno ai nostri telespettatori, siamo a Ferrara, 1 ottobre 2006, circuito delle mini moto. Assisteremo in questo momento, i piloti sono in pista per le prove libere, prove cronometrate. Assisteremo ad una gara veramente travolgente, ne siamo certi, perché la mini moto non delude mai. I nostri protagonisti, i piloti che seguiremo più da vicino, corrono in coppia e sono Ceci. All'anagrafe Cecilia Magioni, 9 anni, e Luca Foschini, 12 anni. La Ceci corre con il numero 21, mentre Luca è il numero 44. La gara di Endurance by si dura un'ora, e i piloti in pista uno alla volta, le coppie intendo, prima uno e poi l'altro, e restano in pista un quarto d'ora e poi il cambio, quindi complessivamente la gara dura un'ora. Veramente veramente spettacolare. Ecco, siamo alla partenza, alla Le Mans. I piloti devono raggiungere al via la loro moto, che è tenuta in verticale dai loro allenatori meccanici, salire e partire a razzo. La Ceci è la terza, guardate, falsa partenza. Ecco, Ceci la vediamo di spalle, la terza da sinistra, 1, 2, 3, eccole, pronti al via. Primo, secondo, la Ceci perde un attimo, ma riesce a tenere i concorrenti dietro le spalle e parte veramente a razzo. Si distanzia leggermente dai primi due piloti, ma riesce a tenere dietro tutti gli altri concorrenti, e lo fa con grande coraggio e maestria. Ecco, c'è un tentativo di sorpasso, ma Ceci lo neutralizza e rincorre i primi due, dai quali non perde proprio terreno. Formidabile la Ceci, formidabile, grande grinta, inutile dire che è seguita con grande simpatia da tutti appunto gli spettatori attorno alla pista delle mini moto, perché appunto l'unica femminuccia che si difende alla grande, non dico si difende, aggredisce, attacca e in terza posizione. Non siamo telecronisti professionisti, per cui abbiamo pensato di farvi ascoltare anche i rumori, forse gradirete,
delle minimoto, che sembra veramente un gran premio, un CP, e magari alternando, miscelando i rumori dei motori con della musica. In ogni caso riprenderemo la parola per ulteriori commenti, ma godetevi in silenzio il rumore dei motori e soprattutto la grinta della nostra beniamina Ceci, senza sottovalutare naturalmente la prestazione di Luca Foschini, che li porterà, noi sappiamo del risultato, ad una posizione veramente di grande prestigio e di grande rilievo. Brava!
Grandiosa, grandiosa. Tutto per te, Tetti. Solo uno deve farlo.